bestia! E tu chi sei? Io, Tony. Posso aiutare anch'io? Sì, ma lavati le mani prima, eh? Uffa, che straccio! Pia? Proprio qua. Ancelotti, Ancelotti lo ferma. Quale futuro attende l'uomo? Quale sarà il suo domani? Ma chi se ne frega? La partita, la partita! Gulli, tiro e a... Ma no, il cancello, io, il pallone! Leggete questa targa. CLON. Indica un centro di ricerca scientifica tra i più avanzati nel mondo. Qui dentro, forse già si vive il futuro. E si sfondano i palloni. Basterà varcare questo cancello e sapremo. Sì, sapremo come i nostri ragazzi vivranno nel 2000. Maledetto corcio. Ci penso io. No, che lo sfasci. Io nell'elettronica ci sguazzo. Però fai presto. Ma quanto ci metti, Simone? Vai di fretta, eh? Ce l'hai fatta? Già fatta. Il cervello è il cuore di CLON. È uno scienziato che lavora all'avanguardia di una disciplina di avanguardia, la scienza biogenetica. Ecco a voi il professor Zygote, capace di penetrare nei segreti della cellula vivente, di gettare una luce sul mistero della vita. Non esageriamo, altrimenti tutti ci prenderanno per dei prestigiatori o degli stregoni. Cioè sì, insomma, ecco, no, quasi. La colpa è di una sola scoperta. Una sola. Una sola scoperta? Sì. La clonazione. Ah, la clonazione. Che cos'è? Per capirlo cominciamo. Questa è una cellula di una pianta di banana. Entriamo dentro a curiosare. E che cosa troviamo? Una grande quantità di molecole contenenti il DNA. Ma che dice? Eccone la struttura. Qui dentro, per farmi capire da tutti, anche dai bambini, ci sono tante minuscole monete, come in un portafoglio. Questi si chiamano geni. C'è il gene della polpa di banana, della buccia, del colore, del profumo. Insomma, dentro alla nostra molecola c'è, in germe, tutta la pianta di banane. Ho capito! Lui da una molecola... E adesso fate bene attenzione, eccola qua. Questa è una pianta di banana. Quella che produce quegli splendidi frutti tigrati che vi piacciono tanto. Quante piante di banana ci sono sul tavolo? Due. Lei sbaglia. È una sola. No, mi scusi, Una e due. Che idiota. Noi abbiamo scelto la pianta di banana che dà i frutti migliori. La più sana, la più bella. Le abbiamo sottratto una cellula e abbiamo riprodotto... La sua gemella. No, è la stessa pianta. Identica all'originale. Noi, per clonazione, possiamo ottenerne migliaia, milioni, miliardi. Un miliardo di alberi di banane! Guardate questa rana. Da una delle sue cellule è nata un'altra rana. Accidenti! Qual è l'originale? L'originale non c'è più. Sono la stessa rana. Beh, è un miracolo. No, una conquista della scienza. Spero che anche i ragazzi abbiano compreso. E l'uomo? È possibile clonarlo? Ma allora? Clonare l'uomo? E perché mai? Certo non qui. Qui ci occupiamo soltanto di animali e di piante. Sì, sono quelli. È quel Zygote. Andiamo a vedere. Ecco il muro. Il cancello si apre. È pieno di guardioni. Disgraziati. Fammi vedere. Sì, Bia. Sì. Senti. Eh.
Sai, dopo se vuoi ti posso accompagnare a casa col cavallo. Te lo tengo io per le briglie. Allora? Tocca a me, schioda. C'è una macchina, più grossa di un 19. E dietro un'altra. Stanno entrando. Andiamoci a parlare. Che? Sì, con quel professore della televisione. Gli diciamo del pallone. E come no? E poi al cancello. Ti dico che se gli diciamo del pallone... Lui ci sgonfia pure a noi, che sei fumata. Ci entra e come se si entra. Ma va. Oh, mio padre è bracconiere. Conosce scorciatoie, nascondigli, grotte. Mm. Quando vuoi io ti ci porto. Abbassate la testa! Aspetta! Fammi prendere fiato! Forza che ci siamo! Senti, tu esci solo quando faccio scattare l'allarme. Poi torno qui e vi aspetto, hai capito? Sì. Siamo arrivati. Le polpette! Ah, sì. Stai attenta, guardali negli occhi. Guai se sentono che hai paura. Io vado. Dai, Tony, sbrigati. Oddio!